Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. In questi giorni avete visto più vlog che video normali, ma sono abbastanza felice perché so che voi siete felici di vedere i vlog perché vi piacciono tanto, però vi piacciono anche i video makeup. E l'altro giorno mi stavo truccando e stavo di frettissima, quindi ho dovuto fare una cosa così giusto per sembrare un po' più riposata, un po' più piallata, e quindi ho fatto questo trucco. Ve l'ho fatto vedere su Instagram e in tantissime mi avete detto sì, la fallo, mi serve, e quindi eccoci qua. Ci sono già altri video sul mio canale di trucchi nude, di trucchi semplici, però penso questo abbia un qualcosina in più, mi piace di più, anche perché ho utilizzato meno di 10 prodotti, quindi questo è un ottimo, un'ottima cosa anche per chi viaggia, si deve portare poche cose appresso eccetera, e la maggior parte dei prodotti sono tutti low cost, a parte davvero due tre cosine che però si possono intercambiare molto facilmente. Ci siamo. Quindi io direi di iniziare subito. Ho già applicato il mio burro cacao, che in questo caso è questo alla noce di macadamia di Yves Rocher. Mi piacciono tantissimo questi qui, quindi già messo, anche perché vi dico che sarà l'unica cosa che metteremo sulle labbra. Poi mi metto il solito cerchiettino così non ci sporchiamo e possiamo iniziare anche col trucco, col resto del trucco. Allora, qui abbiamo come primo passaggio opzionale, perché potete mettere o non mettere il primer viso. Come sapete il primer è utilizzato principalmente, facciamo così, in due situazioni: pelle problematica, che sia acneica, punti neri eccetera eccetera, o per far durare il trucco più tempo, quindi se stiamo fuori tutto il giorno, matrimonio, festa eccetera. Se dovete tenere il trucco per poco, evitate di metterlo, anche perché la maggior parte dei primer sono a base siliconica e quindi bloccano un po' la respirazione della pelle, quindi io in questo caso non lo vado a mettere perché fortunatamente non ho un tipo di pelle problematica. Però se siete una delle due situazioni che vi ho elencato prima, mettetelo. E quindi io passo subito con il primissimo step per me, che è il correttore. Non andrò a mettere fondotinta, però appunto, come vi dicevo prima, se avete una pelle particolarmente problematica potete metterlo. E vado ad utilizzare questo correttore che ho comprato su Amazon perché aveva un prezzo bassissimo, ed è il Fit Me di Maybelline. Questo qua è un correttore che io adoro da una vita, l'ho sempre comprato anche quando usavo il fondotinta della stessa linea, però l'hanno riformulato e sinceramente mi piace molto. Io ho preso la colorazione più chiara e quindi me la vado ad applicare proprio qua dove ho l'occhiaia, che poi è un correttore anche molto coprente per il prezzo che ha. Naso, perché il mio è sempre rosso, vallo a capire. Fronte, mento, e poi vado qui tipo sul lato della bocca, insomma le zone dove ho un po' più di rossori, me lo spiappallo un po' così. Poi prendo la spugnetta. In questi giorni sto provando questa nuova di Mulac, che vi ho già fatto vedere in qualche vlog, me l'hanno data all'inaugurazione del Temporary Shop a Bologna. Questa sarà una nuova uscita prossimamente insieme ai fondo in stick, l'olietto secco e le cipre in polvere. È una grandissima scoperta, è, vi giuro, una bomba pazzesca. Quindi vado a sfumare il mio correttore, lo porto anche un pochino sugli occhi, lo sapete, lo faccio sempre, però vedete che bello effetto da questo correttore. Cioè io posso tranquillamente permettermi di stare senza fondotinta e di mettere questo giusto per illuminare alcune zone e coprire quelle discromie che ho sulla pelle. Ok, una volta che ho finito e l'effetto mi piace, poi se avete più occhiaia potete anche mettere un puntino di correttore un po' aranciato qua nella parte scura. A me sinceramente non dà fastidio, perché tanto nel corso della giornata questo mi si sgonfia, perché sì, mi sono appena svegliata. E poi vado con la cipria, sempre su Amazon perché il prezzo era quello. Tra l'altro, se ritrovo i link ve li metto qua sotto perché sicuramente me li chiederete. Ho preso anche la cipria, questa qui sempre riformulata, sempre Fit Me. Questo è il colore 105 Natural Ivory. Con un pennellone l'andiamo a picchiettare. Mi sta piacendo molto molto questa cipria, non pensavo, perché come sapete io di solito uso la Stay Matte. È un po' simile, questa è un pochino più leggera come texture, però ci siamo, quello è l'effetto. Quindi tampono bene su tutto il viso, perché altrimenti mi lucido in un nanosecondo, e fisso bene soprattutto qua la zona occhiaie. Fatto ciò, passo direttamente a fare le sopracciglia. Di solito le lascio per ultime, a volte me le scordo, stavolta facciamolo in maniera preventiva. E sto
adorando alla follia quando non voglio fare le mie super sopracciglia strutturate col gel. Questo qui, che è un prodottino abbastanza recente di Neve Cosmetics. Questi sono l'Eyebrow Colored Gel. E io utilizzo la colorazione Roma Brow. Vi faccio vedere com'è fatto il prodottino. Ci sono un bel po' di tonalità e vi faccio vedere anche lo scovolino, è di questi piccoli piccoli. In realtà si possono usare sia da soli, sia con un pennellino proprio a disegnare la forma, sia per dare un po' di colore, per ritoccare quello che avete fatto col gel, con la matita. Io lo vado ad utilizzare così da solo, però quando lo utilizzate così da solo vi consiglio sempre un cotonfiocchino a portata di mano, perché altrimenti non è che è proprio fatto per essere di precisione questo scovolino, e quindi fate un po' un casino. Però davvero è uno di quei prodotti che mi ha stupito un sacco, quindi lo vado ad applicare. Come vedrete da subito è molto pigmentato, cioè lascia moltissimo colore, quindi io lo utilizzo prima per dare appunto una base e poi vado a pettinare nel verso del pelo, mi dà proprio questo effetto naturale. Poi nella parte mia finale, che ho meno peletti, ci vado un po' più insistente. Quando sono convinta del colore, li vado a portare un po' i peletti verso l'alto, dà l'effetto un po' più messy, un po' più disordinato. Fatto questo, come potete notare, cambia subito tantissimo il viso, e vado a fare anche l'altra. Vi dicevo il cotton fioc perché se prima che si asciuga il prodotto andate fuori, potete cancellarvi l'eccesso e non vi macchia. Fatto questo, passiamo al viso, finiamo il viso, poi passiamo agli occhi. Utilizzo questo, che è un prodotto che ne contiene tantissimi, ed è di Urban Decay e si chiama Skin Shape Shifter. Vi faccio vedere che da una parte ha le polveri e, spostando lo specchietto, dall'altra ha i correttori, quindi è super utile anche da portare in viaggio. Io utilizzo principalmente la parte delle polveri e utilizzo questo colore per fare un leggero contouring. Non faccio una cosa bella calcata, anche perché in questa zona non l'ho messo il correttore, quindi se andassi con troppa terra, con troppo prodotto, mi farebbe l'effetto macchia, quindi vado molto leggera e utilizzo questo pennello, che come vedete è sì folto ma abbastanza leggero, ed è il Blush Brush di Real Techniques. Quindi prendo un po' di prodotto, lo scarico e vado proprio qua, giusto nella parte dove vado a fare il contouring. Vedete, viene questo effetto molto molto naturale, e lo sfumo bene anche un pochino verso le guancine. Sempre da questa palettina vado a prendere l'illuminante, che è questo colore qua. Non potete capire, è stata la scoperta della vita, perché è un illuminante che dà l'effetto che piace tanto a me, bagnato, bello, però senza essere stra eccessivo. Non so come spiegarvi, però se lo vedete capirete, guardate che meraviglia. Purtroppo mi sa che non lo vendono singolarmente, quindi lo applico, non ci vado troppo pesante perché altrimenti cozzerebbe con il trucco, che comunque è leggero. Lo applico anche un po' sotto il sopracciglio, soliti punti, naso, un pochino sull'arco, poi lo tampono nell'angolino interno. Non vado ad applicare il blush perché, come vi ho detto prima, ho sporcato un pochino con la terra. Adesso passo agli occhi, che sono una cosa semplicissima, ci serviranno due prodotti, basta. Il mascara vado a utilizzare il Bad Girl Bang di Benefit, questo qua nuovo, che mi ha stupito un sacco, non pensavo mi piacesse così tanto. Però vado prima con il piegaciglia, nel mio caso, perché altrimenti qua non si vede nulla, e le vado a curvare facendo così, quindi giro il polso e faccio di questo, tac tac tac, in questo modo le vado proprio a incurvare bene e non si spostano nel corso della giornata. Non abbiate paura a farlo, posso capire che ci sia quel terrore, però dopo vi viene naturale, è pazzesco. Se in più le avete a tendina, questo vi aiuterà, vi stravolgerà proprio la vita. Naturalmente state attenti a non prendervi la pelle. Lo faccio 2-3 volte ad occhio e poi inizio ad applicare il mascara. Questo qui è un mascara abbastanza liquidino, però come vedete è subito super pigmentato, super nero. Però vi faccio vedere con questo metodo di piegaciglia come vi vengono, e se mi conoscete sapete come sono le mie ciglia, quindi questo è tipo una svolta. Poi non vi preoccupate se vi sporcate, vi do un piccolo trucchetto, perché moltissime volte quando ci sporchiamo con il mascara poi prontamente andiamo lì e lo togliamo, e è sbagliato perché
In quel caso andate a fare peggio, perché trascinate il prodotto che è ancora umido ed è un casino. Quindi quello che vi consiglio è lasciatelo lì, poi dopo, una volta che si è seccato, andate col cotton fioc asciutto e vi si toglie, che è una meraviglia. Quindi aspettate, non fate le frettolose, i frettolosi. Io vado a fare circa 2 passate di questo mascara qui, però dipende sempre dall'effetto che volete. Vedete? Cotton fioc asciutto, fate così e si toglie. Una volta che avete applicato il mascara, soltanto nella parte sopra, poi vi dirò perché, prendiamo una matita. In questo caso io utilizzo una matita nera, però potete utilizzare anche una matita marrone, colorata, come vi pare. Questa qui è Liquirizia ed è la pastello di Neve Cosmetics. La vado ad applicare nella prima metà qui sotto e poi la sfumo verso l'alto. Adesso vi faccio vedere. Allora, vado all'interno, la metto per una metà, perché io ho l'occhio piccolo, quindi preferisco fare così, neanche troppo precisa perché tanto dopo l'andiamo a sfumare. E poi con la punta vado a fare di questo, cioè me la porto proprio verso l'alto, come a fare una codina d'eyeliner. Basta seguire la vostra forma dell'occhio. E poi quello che vado a fare è prendere un pennellino piccolo piccolo, tipo questo che ha la punta proprio microscopica, e vado a sfumare un po' la matita e risfumo un po' qua la forma che abbiamo fatto di eyeliner. Questo vi aiuta se avete gli occhi un po' calanti, piccolini. E poi me la vado a portare proprio come se fosse la linguetta di un eyeliner, quindi mi sporco anche un po' la rima superiore. Lo lasciate proprio nell'ultima parte e vi dà questo effetto così. A seconda dei gusti poi lo potete allungare, portare un po' più internamente, quello fate voi, però almeno vi viene questo effetto bello sfumato. Se vi va e non vi dà fastidio, potete fare anche di questo, alzare e mettere la matita anche qui, che è una cosa che non fanno tutti, ci vuole un po' per acquisire questo movimento, ma vi dà un effetto un po' più di profondità allo sguardo. E adesso possiamo mettere il mascara anche nella parte sotto. Non ne metto tanto, sporco giusto un pochino. Mi finisco di pulire qua la zona mascara. In realtà il trucco sarebbe completo, perché come vi ho detto è una cosa semplice e veloce, facilissima da fare, davvero pochissimi passaggi. Se volete, naturalmente a questo punto potete mettere anche un rossetto, una tinta, un po' di blush se vi sentite un po' scoperte, e basta. Penso questo sia il tutorial tra virgolette più semplice della storia del mio canale, quindi stavolta proprio non vi potete lamentare. E tra l'altro è un trucco che va benissimo anche per chi come me porta gli occhiali sempre, perché anche questa è una cosa che mi viene richiesta molto spesso. Io la faccio un trucco per le persone che portano gli occhiali, e questo vi posso assicurare che penso sia uno dei più semplici e adatto un po' a tutte le tipologie. Quindi io spero tanto vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commentini voi come fate il vostro trucco giornalmente, una cosa veloce, i prodotti che utilizzate, che non utilizzate. Se vi è piaciuto invece il mio look, mettete un bel pollicino in su. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Io vi mando ancora un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!